Don Antonio, la festa della Madonna del Ponte Metauro, patrona dei marinai, è una festa molto sentita fra i fanesi. Com'è andata oggi? Molto bene, abbiamo avuto le messe quasi a tutte le orari e quindi sempre piene, un grande flusso di fedeli. Penso che stiamo riprendendo la vecchia tradizione della Madonna del Ponte. Patrona dei marinai, intitolata nel 1984 da Papa Giovanni. Sì, incoronata da San Giovanni Paolo II e come sappiamo tutti anche precedentemente nel 1800 da Pio IX. E con l'occasione inauguriamo anche il centro Don Gualfardo, che è un centro di aggregazione per i giovani, per gli anziani, per tutto il quartiere, ma anche per la città di Fano, che abbiamo intitolato al parroco storico di Santa Maria del Ponte Metauro, Don Gualfardo, che è stato qui il pastore per oltre 40 anni. Valeria, lei oggi ha fatto un quadro dedicato alla festa della Madonna del Ponte. Sì, grazie al centro Don Gualfardo ho avuto l'opportunità di riproporre in chiave contemporanea la Madonna che è rappresentata nel santuario, nella chiesa della Madonna del Ponte, e che è una Madonna bellissima perché è sia la Madonna del Latte, conosciuta come Madonna del Latte perché è raffigurata nel momento dell'allattamento ed è già una scena rara. È una Madonna del 1300, quindi medievale, anche questo è raro. E in più è stata incoronata anche da Papa Wojtyla come Madonna dei pescatori, quindi ha un senso spirituale e antropologico molto forte. Oggi avete inaugurato questo centro, che cosa rappresenta per voi? Sì, esatto. Sì, in realtà siamo partiti già da qualche tempo per i laboratori con i bimbi e questo è, diciamo, uno spazio che abbiamo voluto restituire qui al popolo del Ponte Metauro, alla parrocchia, in quanto mancava da diversi anni, insomma, un luogo di ritrovo per famiglie, anziani, bambini e quindi siamo qua a disposizione per chi ha voglia di passare un po' di tempo, ritrovarsi, ricominciare a riguardarci negli occhi, insomma, fare delle chiacchiere dal vivo, una partita a carte, riportare un po' il clima e lo spirito che c'era una volta, appunto onorando Don Gualfardo, che in questo era l'esempio massimo di capacità di tenere in piedi una comunità con tutte le sue diversità. Un appuntamento oggi immancabile per la Pandolfaccia. Sì, la Pandolfaccia è sempre stata presente tutti gli anni alla Festa del Ponte, quest'anno di più perché comunque siamo coorganizzatori insieme alla parrocchia di quest'area qui per bambini, dove abbiamo, oltre alle nostre attività ci sono tutti i giochi per bambini. Questo pomeriggio poi faremo i nostri classici spettacoli di sbandieratori, combattimenti e così via. Quindi per noi la parrocchia del Ponte è dove siamo nati, quindi per noi è un piacere ogni anno essere qui. Oggi avete deciso di passare del tempo qua alla Pineta del Ponte Metauro. Sì, abbiamo deciso così in pausa pranzo dal lavoro, dato che c'era questa festa, così c'era da mangiare il panino, la porchetta, così dai, per tradizione siamo passati a fare un salto qua, anche se ecco, la pausa pranzo è un po' breve, però ecco, vedremo poco della festa. Però ecco, si vede che è molto carino, hanno messo dei giochi per i bambini, delle cose ecco, medievali, e insomma è carino, interessante per passare un'oretta qua. Poi il parco è bello, è tenuto bene. Da piacere, Da insomma. piacere, sì. Insomma, una pausa pranzo relax, ci sta.